Ho lasciato scritto il teorema, ho cancellato l'ultimo pezzo di dimostrazione. Adesso le conseguenze del teorema ve le dico solo per via qualitativa, cioè ve le dico a parole e non le dimostro, perché porterebbero via altre 2-3 ore. Però sì, sono abbastanza intuitive. Allora, il concetto era questo: noi avevamo il nostro problema di Cauchy con la nostra condizione iniziale, il punto dove, per cui deve passare la curva integrale, cioè la nostra condizione iniziale, l'ho messo sulla, l'ho disegnato sulla lavagna. Quindi il teorema ci dice che per un po' esiste la nostra curva integrale, per un po' di tempo. Ma supponiamo che qua io arrivo a delta 1, qua ci sta di nuovo, io so che la mia curva integrale che partirà qua adesso passa per quest'altro punto, quindi mi posso rimettere in quest'altro punto e riniziare da capo. Otterrò un'altra curva integrale. La prima domanda è: questa curva integrale che sta a destra di quella di prima, quando si espande verso sinistra, si salda con quella precedente, si va a sovrapporre con quella precedente? La risposta è sì. Non solo si salda, per quello, per il teorema di esistenza unicità locale, ma poi, se io faccio le derivate a destra di questa e le derivate a sinistra di quest'altra, coincidono. Quindi posso effettivamente, si dice, prolungare la soluzione. Prolunga di qua e di là, che succede? La mia soluzione, fin quando esiste, mettiamo che questa sia la mia soluzione prolungata, la domanda è: questa soluzione la posso prolungare ancora o no? Beh sì. Supponiamo che la mia funzione sia di classe C1, che poi è su omega. Quindi sapevamo che se era di classe C1, 1 era l'iniziale rispetto alla seconda variabile localmente. Localmente, se voi avete, vi ricordate la dimostrazione prima, la L ci serviva solo in un rettangolo vicino al punto, quindi ci bastava che per ogni rettangolo la cosa fosse, ci fosse una L che pure che dipendeva dal rettangolo andava bene lo stesso. Comunque, questa qui si può prolungare ancora, sì o no? Sì, perché fin tanto che io sto in omega, si può prolungare sempre, perché io arrivo qua, riprendo questa come condizione iniziale, quindi per poterla non prolungare più, cosa succede? Cosa deve succedere? Beh, non uscire da omega, deve andare verso la frontiera di omega. Quindi, e questa è una cosa che si può dimostrare, si può rendere di conto. Ora però, andare verso la frontiera di omega può significare questo, per esempio questo di qua e questo dall'altra parte, ma potrebbe anche significare questo. Diciamo, vabbè, mettiamo che omega abbia un pezzo fatto così, potrebbe anche significare una cosa fatta così. Cioè non è detto che ci sia un limite sulla frontiera di omega. Potrebbe anche la funzione vicino alla frontiera di omega oscillare. Questo è quello che può capitare. Io so solo a che cosa significa andare verso la frontiera di omega. Se lo dovessimo scrivere, non è, diciamo, non lo voglio dimostrare, ma se lo dovessimo scrivere rigorosamente sarebbe uscire da ogni compatto contenuto in omega. Omega, se vi ricordate, è aperto, bisogna uscire da ogni compatto contenuto in omega. Quando comunque a un certo punto sono arrivato, vado verso la frontiera, però diciamo nel tempo, cioè se io vado a proiettare sull'asse delle ascisse ci sarà un intervallo, quello che si chiamerà intervallo massimale, cioè oltre il quale la soluzione non si può prolungare più. Per carità, questo intervallo può essere anche su tutto R. Se fosse tutto R, in questo caso non può essere tutto R perché omega è limitato,
Ma se fosse tutto R, noi diremmo che c'è l'esistenza globale. Se omega è... Allora, domanda. Mettiamo che omega sia tutto R2. L'esistenza deve essere per forza globale? La risposta è... Mettiamo che omega è tutto R2, quindi non c'è la frattina di omega. L'esistenza deve essere per forza globale? Vi ricordate che c'erano soluzioni che esplodevano in tempo finito. Queste vanno verso la frontiera di omega? In qualche senso sì, perché stanno andando a infinito. E non hanno esistenza globale. Quindi, per esempio, mettiamo una ecco, prendete vicino a zero un'equazione differenziale che abbia per soluzione la tangente. Allora, quella dove esiste? L'intervallo meno pi greco mezzi, pi greco mezzi. Che oltre quell'intervallo la tangente non è definita. O quantomeno non è definita come soluzione di un problema di Cauchy, perché da qua va meno infinito, da là va più infinito, anche se la ridefinisco fuori, comunque non è saldata come curva integrale a quello di prima. È chiaro? Quindi non è un prolungamento della soluzione precedente. Quindi se la soluzione fosse la tangente, l'intervallo massimale su cui si può prolungare è, partendo da zero, è meno pi greco mezzi, pi greco mezzi. Chiaro? Quindi non è detto, cioè voglio dire, il fatto che omega sia anche tutto R2 non ci dice che per forza la soluzione sia definita, sia globale, quindi non è un teorema di esistenza globale. Quando è che si parla di esistenza globale? Quando omega è tipo un rettangolo. Allora, se è un rettangolo, la proiezione è questo lato qua. Allora, si parla di esistenza globale quando io ho che la soluzione esiste per tutto, diciamo, la proiezione sull'asse delle x del mio rettangolo. Ok? Allora si parla di esistenza globale. Scusate, per meglio dire, supponiamo che sia non un rettangolo, ma una striscia. Perché... in questo modo non facciamo, cioè nella y non c'è nessun vincolo, quindi io semplicemente voglio che la soluzione non esploda in tempo finito. Allora parlo di esistenza globale. Se è una striscia AB per cartesiano R, parlo di esistenza globale se la mia soluzione esiste su tutto AB. Va bene, allora posso essere sicuro che ci siano delle equazioni di cui sono sicuro che ci sia l'esistenza globale? Ci sono. E sono le equazioni che si chiamano di tipo lineare. Quando è che un'equazione si dice lineare? L'equazione è lineare, del primo ordine, quando è di questo tipo. B di x, va bene. Termine noto si mette B oppure F, queste sono le notazioni. Questa è un'equazione differenziale lineare del primo ordine, quindi è un'equazione differenziale ordinaria lineare del primo ordine. Queste equazioni fino a che esiste A, fino a che A è una funzione continua, cioè dove sono definite A e F, la soluzione dell'equazione esiste. Poi adesso vedremo pure come si trova. Ok? In particolare, se A non dipende da X ma è una costante, l'equazione del primo, questa equazione lineare si dice a coefficienti costanti. Coefficiente costante, coefficiente in questo caso, perché F invece non è costante, è in generale, neanche per l'equazione a coefficiente costante. Allora andiamo a vedere un caso concreto, quindi vediamo proprio la vediamo un caso semplice e nel quale voglio vedere anche come agisce il teorema delle contrazioni. Allora, io
Parto da questo problema di Cauchy. Oh. Qui la soluzione che esiste globalmente su tutto R me la dovreste saper dire in una frazione di secondo. Quanto fa? E alla x. Allora, nel dire che la soluzione è alla x, noi abbiamo usato il teorema di prima più una considerazione empirica. Cioè, noi sappiamo che e alla x è uguale alla sua derivata e sappiamo anche che e alla 0 fa 1. Quindi sappiamo che quella è una soluzione. Ma uno potrebbe averne altre. Ma se ne avesse altre, allora questa è una soluzione, ok? Se ne avesse altre, perché potrebbe averne altre? Perché in un certo punto la soluzione si dovrebbe o potrebbe biforcare. Abbiamo detto che non si incrociano mai due soluzioni, possono partire allo stesso punto però. Ma questo può succedere? No, mai. Perché diciamo, la mia funzione, la funzione y è definita su tutte R2, è una funzione c1 su tutte R2, quindi su tutti i punti di R2 sono soddisfatte le condizioni del teorema di esistenza di unicità locale. Esistenza di unicità locale significa che esiste, ma è anche unica. Unica significa che localmente non si può mai biforcare né qua, né qua, né qua. Quindi la soluzione quella è e quella rimane. Perciò questo teorema è potentissimo. La soluzione localmente è unica, ma noi l'abbiamo trovata globalmente, quindi anche globalmente è unica. Quella è. Quindi, perciò ho sorvolato su tutte quelle condizioni, perché quando la soluzione l'hai trovata, se la trovi esplicitamente, qualora tu la tutte quelle altre condizioni ci vogliono in realtà, perché... Allora, voi dovete ragionare. Ieri c'era su un sito che consulto spesso, c'era una cosa interessante, facevano vedere ai bambini di 7-8 anni un computer di fine anni 70, inizio anni 80, un computer di fine anni 70, lo dovevi accendere, poi dovevi aspettare il prompt e poi c'avevi il DOS, quindi dovevi dare solo comandi di riga, poi alla fine non era così difficile partire anche i giochi o altre cose, perché c'erano anche i giochi anche allora, però per loro è uno shock assurdo, prima di tutto questo cassettone così grosso, poi dice beh c'ha la riga, ma uno ha provato a scrivere Google, ovviamente quello non usciva niente, ma dice ma e internet come faccio? Allora, perché dico questo? Voi, per quanto riguarda le equazioni differenziali, voi non dovete ragionare soltanto come si può ragionare adesso, che abbiamo tutta una serie di strumenti, dovete ragionare anche come si ragionava 100 anni fa. Allora, 100 anni fa le proprietà teoriche erano importanti, ma poi erano importanti anche i metodi per trovare esplicitamente la soluzione, perché vale il ragionamento che ho appena fatto qua. Se io so che la soluzione di un'equazione differenziale, questa qui, più semplice del mondo, è e alla x, quella è per tutti gli x. L'abbiamo appena trovato tramite ragionamento, tutti questi ragionamenti abbiamo fatto. Quindi non abbiamo, diciamo, altrimenti io cosa dovrei fare? Altrimenti io parto da un intervallo, comincio ad applicare quell'operatore, che è un operatore che si può costruire con numericamente, comincio a integrare una volta e ottengo un'approssimazione, faccio f di f di u, faccio una seconda approssimazione e così via. Quindi per un intervallo alla fine costruisco la mia soluzione, poi passo appresso e vedo fin quando la soluzione esiste. Quindi in un con posso mettere in piedi, cioè un metodo numerico, cioè io prendo il mio computer, lo programmo e questo piano piano mi tira fuori l'approssimazione della mia soluzione. A me non mi interessa. Non interessa se quella funzione si chiama la x, non è la x, eccetera. A un certo punto lui me ne fa il grafico.
se il computer è ben programmato, eccetera, eccetera, allora la soluzione sarà fatta più o meno bene, con un minimo di approssimazione che sarà tollerabile per i nostri scopi. Cent'anni fa questo modo di ragionare non esisteva proprio, ma neanche 50. Ok? Perché i computer o non c'erano, o se c'erano scarsi. Adesso c'è, ma comunque rimane un minimo il discorso vecchio, cioè comunque se ho un metodo per trovarla proprio la soluzione, non è che lo butto via, che l'ho trovata, non solo so chi è numericamente. Io per dire chi è numericamente, una volta che o ce l'ho dentro al computer, o mi devo portare il computer appresso, oppure me lo devo fare il grafico e mi devo portare lo stampato appresso. Poi lo devo andare a guardare comunque, per poterlo guardare lo stampato, l'occhio ha una certa risoluzione che è al di sotto della quale non scende, o comunque mi devo far stampare il valore della funzione in un certo punto con le approssimazioni con cui l'ha calcolato. Quindi lui mi risponderà che il valore nel punto 3 è 2,47, non mi scrive 10 cifre decimali, più o meno 10 alla meno 10. È chiaro? Ma non è, in realtà se la trovo che è la x è meglio, o no? Quindi, diciamo, però è sempre utile sapere cosa posso fare adesso che non potevo fare 100 anni fa. Comunque, andiamo a vedere proprio come funziona questo, il metodo che abbiamo visto nel teorema, cioè il teorema delle contrazioni. Teorema delle contrazioni, tu che facevi? Partivi da un elemento qualunque. Allora, un elemento qualunque che passa per la... che in 0 vale 1, chi è? La funzione più semplice è in 0 vale 1. La funzione? 1. Allora, quindi... y0 di x era la funzione 1. Andiamo a vedere chi è y1 di x. È 1 più l'integrale tra 0 e x f di t u fa u, quindi qua ci devo mettere y0 di t in dt, ma y0 di t fa 1, e quindi quanto mi viene? 1 più x. Questo vale 1, quindi integrale da 1 tra 0 e x fa x. 1 più x fa 1x. Andiamo a vedere y2. y2 di x è uguale a 1, perché vi ricordate la y0, il valore del 1, più integrale tra 0 e x di y1 di x, di t, scusate, in dt, ma adesso lo scrivo per esteso, uguale 1 più integrale tra 0 e x di 1 più t in dt. Quindi quanto viene? Integrale di 1 fa x, integrale di x fa x quadro mezzo. Oh, adesso per induzione è facile mostrare che yn di x è uguale a somma di per h che va da 0 a n di x alla h fratto r, cioè 1 più x più x alla n su n fattoriale. Se prendo questo, no? Dovete fare 1 più l'integrale, questo qua ci mettete la t al posto della x, o dovete integrare tra 0? Oh! Questo che cos'è? È il polinomio di Taylor di grado n della funzione esponenziale. Allora io so che e alla x chi è?
è uguale a quel polinomio lì, cioè era yn di x più e alla xi fratto n più 1 fattoriale, dove xi, supponiamo che x sia maggiore di 0 e compreso da 0 a x. Adesso, quando n tende a infinito, questo tende alla x, questo tende a y di x, e questo a quando tende? Se x rimane fisso, attenzione, questo è xi con n, dipende da n, però è sempre compreso tra 0 e x. Quindi la funzione esponenziale tra 0 e x, il massimo dove ce l'ha? In x. Quindi questo è minore o uguale di e alla x fratto questo. Siccome chi tende a infinito è n e e alla x è la costante, questo tende a 0. Quindi questo cosa vi dice? Che c'è convergenza intanto punto? In realtà potremmo vedere che quella convergenza è anche uniforme. Quando è che però è uniforme? Su tutto R? No, solo sui compatti, cioè sugli intervalli chiusi. Ricordate, il teorema noi l'abbiamo dimostrato sugli intervalli chiusi. Quindi funziona proprio. Cioè, io cosa devo fare? Vabbè, qua l'ho fatto a mano, perché la funzione era banale, f di xy era uguale a y. Ma se io la f di xy la posso mettere dentro il computer, io prendo y0, la metto dentro il computer e faccio y1, f di y0, poi faccio y2 uguale a f di y1, y3 uguale a f di y2 e così via. E non mi devo neanche preoccupare tanto degli errori, perché siccome c'è convergenza, io da qualunque elemento parto, cioè la distanza di infinito viene sempre moltiplicata, se sto su un certo intervallo viene moltiplicata per una costante minore di 1. Naturalmente qua c'è convergenza globale, quindi in realtà anche se L è 1, diciamo, questo converge uniformemente su tutti i compatti, però se no dovrei farlo pezzo pezzo, ma comunque converge, converge bene. Quindi semplicemente dal punto di vista numerico io devo prendere la funzione di prima, rimetterla dentro lo stesso macchinario e fare f script di u con 0 viene u con 1, f script di u con 1 viene con 2 e così. Però questo non toglie che abbiamo detto è meglio se noi la soluzione la troviamo, se si può trovare, a mano. Allora, cominciamo a trovare a mano le soluzioni delle equazioni lineari. Allora, le equazioni lineari del primo ordine ci ricolleghiamo a quello che abbiamo fatto di algebra lineare. Allora, noi adesso abbiamo un'equazione lineare. Lineare che vuol dire? Vuol dire che l'equazione è di questo tipo qua. Poi vabbè, c'è sempre la soluzione, la condizione iniziale, se abbiamo un problema di Cauchy. Ok? Allora, le soluzioni di questa equazione sono uno spazio affine. Per meglio dire, vabbè, supponiamo che A, la funzione A e la funzione F sono C0 sull'intervallo alfa beta. Allora, sull'intervallo alfa beta noi vedremo che la soluzione esiste sempre. Oh,
prima di vedere che sono spazio affine le soluzioni di questa equazione, notiamo che sostanzialmente che se l'equazione è lineare vuol dire che questa funzione innanzitutto si fattorizza, cioè non è una funzione della x della coppia x, ma è una funzione della x per una funzione della y, e poi la funzione della y è proprio y. Quindi abbiamo a di x per y. La mia quella che prima chiamavo f di xy è a di x per y. Poi c'è questo che si chiama il termine noto. Quindi in realtà la mia funzione sarebbe a di x per y più f di x. Però vedremo il termine noto non dato possibile. Allora, cominciamo a studiare. Togliamoci la condizione iniziale, va? Quindi consideriamo solo l'equazione senza condizione iniziale. Allora, vedremo che le soluzioni di questa qui sono infinite, ovviamente. E come si ottengono? Cominciamo a studiare quella che si chiama equazione omogenea associata, cioè questa qui. L'equazione omogenea associata è quella che diciamo corrisponde alla precedente, ma in cui il termine noto è uguale a 0. Che questa qui sia risolubile e che le soluzioni siano uno spazio vettoriale è banale. Che la soluzione esiste che sia unica quando ci metto la condizione iniziale lo sappiamo dal teorema di Picard. Ma chi è la mia soluzione? È questa qui, lambda per l'esponenziale di diciamo è chiamiamola così y0 per l'esponenziale di integrale tra y0 e x di q di t. Quindi sostanzialmente a meno di una primitiva di V, l'esponenziale di una primitiva di V per una costante a moltiplicare a è banale tutto ciò. Vediamo un po'. Questa addirittura è l'unica soluzione con la condizione iniziale v di x con 0 uguale a y con 0. Allora, che v di x con 0 sia uguale a y con 0 è banale, perché se metto x con 0 poi viene integrato da 0, da x con 0 e x con 0 che fa 0, esponenziale di x con 0 fa 1, per y con 0 fa y con 0. Adesso dobbiamo vedere quanto fa v' di x. V' di x come si fa? Y con 0 è una costante a moltiplicare e rimane così. Poi se devi fare la dividata dell'esponenziale, che è l'esponenziale stesso. Per la derivata dell'argomento dell'esponenziale, ma la derivata dell'argomento dell'esponenziale è la derivata di un integrale tra x con 0 e x di v di t in dt, che fa? Scusate, qua c'è a. Sbagliato. Per a di x. Allora, questo era v di x, e quindi è uguale a questo, quindi viene a di x per x. Ovviamente deve essere integrato di a, se no era di nuovo un'equazione, non era la soluzione. Ah, in generale, se io prendo una primitiva di v, cioè la chiamo, chiamiamola v doppio di x, v doppio primo di x uguale v di x, una soluzione generica, cioè se non specifico la condizione iniziale del tipo lambda per v doppio di x. Scusate, prima di un'altra volta v, a di x. Lambda per v doppio di x. Per l'esponenziale di v doppio di x, scusate. Questo perché? Perché v primo di x uguale lambda per l'esponenziale di w di x
per W' di x che fa a di x, quindi questa è a di x, questo è W di x, e di nuovo viene che risolve l'equazione. Allora vedete che qua, a parte questa funzione, a moltiplicare c'è un coefficiente lambda generico, quindi le soluzioni sono uno spazio vettoriale, in realtà sono una retta, sono, diciamo, è una funzione moltiplicata per una costante generica. La costante generica si va a specificare quando ci metto la condizione iniziale. Vabbè, qua lo specificando mettendo x0 qua e y0 qua, però in realtà quella costante è un parametro, non due. Quindi quando ci metto la condizione iniziale viene specificato. Possiamo fare, come già adesso, tra un po' cominciamo a fare degli esempi concreti. Ok? Adesso però come si trova la soluzione dell'equazione completa? Allora, supponiamo di aver già trovato una soluzione dell'equazione completa. Cioè io so che un primo di x è uguale, è una soluzione particolare, chiamiamola, vabbè, y0, y0' di x uguale a di x, y0 di x più fx. Ok? Adesso prendiamo la funzione y0 di x più v di x, dove la v di x è una soluzione generica dell'equazione dell'equazione omogenea. Ok? Allora andiamo a sostituire y0' più v' di x. Quanto fa? Fa, allora, qua ho a di x, y0 di x più f di x. V' di x d'altro canto è uguale ad a di x v di x. Mettete a di x in evidenza, quindi vi viene a di x per y0 di x più v di x più f di x, cioè vedete, questa funzione chiamatela u, allora u' è uguale ad a di x per u di x più f di x, quindi una soluzione dell'equazione completa si ottiene sommando una soluzione particolare dell'equazione completa a una soluzione generica dell'equazione omogenea. Ok? Il punto è come si fa a trovare una soluzione particolare dell'equazione completa. Allora si fa così. Allora, una soluzione se vi ricordate, una soluzione dell'equazione omogenea del tipo lambda per l'esponenziale di una primitiva di a di t. Qua ci metto l'integrale indefinita, era questa qui, giusto? Adesso io mi cerco la mia y0 di x, la mia soluzione particolare, come me la cerco? Ne cerco una, quindi potevo scrivere y0, però scrivo meglio y, perché impongo che sia del tipo c di x per v di x, cioè se era c per v di x era ancora soluzione dell'omogeneo, perché era la stessa soluzione omogenea moltiplicata per una costante, quindi era ancora soluzione della funzione. Questo metodo si chiama metodo di gradazione della costante arbitraria. Se era c per v di x la soluzione omogenea, adesso impongo che sia c di x per v di x e voglio che sia soluzione della non omogenea. Andiamo a sostituire. Allora, y' di x quanto fa? Devo fare la derivata, faccio c' di x per v di x più c di x per v' di x. Ma questo fa c' di x
per v di x più c di x per v' di x è a di x v di x. E poi vabbè, e tutto questo deve fare c di x deve fare a di x per c di x per v di x, o se preferite a di x per y di x più f di x. Adesso, se andate a sostituire y di x, che è c di x per v di x, trovate che questo pezzo e questo pezzo se ne vanno, quindi trovate che c' di x è uguale a f di x fratto v di x. Questa è un'equazione molto semplice, perché semplicemente avete la derivata di c e la dovete ottenere c di x moltiplicata per v di x e avete ottenuto la soluzione della non omogenea. Adesso facciamo dei casi concreti. Ok, allora facciamo degli esempi concreti. Allora, supponiamo, per esempio, studiamo questa equazione qua, y' di x uguale x, y di x più seno di x. Ok, vediamo un po'. No, mettiamoci qualcosa di più semplice qua, non vorrei che... più di squadro per la x, vai. Ok, allora cominciamo con l'equazione. Cominciamo con l'equazione omogenea, y' di x, ovviamente qua x deve essere diverso da 0, eh? No, non deve essere diverso da 0, sbagliato, perché x sta numero 2. Allora, cominciamo con questa equazione qui. Allora, qui in realtà... adesso se vado a dividere deve essere diverso da 0, y' di x fratto y di x è uguale a x, però questo vale solo se y è diverso da 0. Adesso se faccio qua potete scrivere dy su dx e x lo portate dall'altra parte, è un fatto empirico, non è, è giustificato dal teorema di cambiamento di variabile per le funzioni di una variabile. Adesso qua rimuovete la y e fate l'integrale dalle due parti. Qua state facendo l'integrale in dy e qua state facendo l'integrale in dx. Quindi vi viene tipo logaritmo di y uguale x quadro mezzi più costante. Adesso se fate l'esponenziale dalle due parti vi viene y di x uguale, e alla c è una costante, la chiamo lambda, per e alla x quadro mezzi. E allora qua fatemi mettere
e alla squadra non succede, lo sapevo che usciva un problema. Ok? Ok. Ora, in realtà, io qui ho fatto varie cose che non andavano, perché questo qua è il logaritmo del valore assoluto, perché per vari motivi. Però sono pervenuto a questo. Noi sappiamo che la soluzione dell'equazione omogenea è una retta, diciamo, è una funzione moltiplicata per l'altra. Questa funzione risolve l'omogenea? Certo che risolve l'omogenea, perché quando io derivo, qua mi viene la stessa funzione per la derivata di squadra mezzi che fa x. Ok? Quindi, siccome è questa. No? Deve essere una funzione moltiplicata per lambda. Io ho trovato una funzione moltiplicata per lambda, sta a posto. Questa è la soluzione. Quindi qua potete anche fare, diciamo, essere in qualche modo approssimativi, l'importante è che troviate la soluzione. In realtà le varie cose che non ho fatto si sono in qualche modo annullate l'una con l'altra, perché io quando, per esempio, se faccio questa esponenziale qua, no? Qua mi viene e alla x quadro mezzi per e alla c. Ma e alla c è una costante, sì, ma è solo positiva. E quindi qua la lambda la dovrei prendere solo positiva. Però se questo è uguale al valore assoluto di y, può essere uguale a più valore assoluto di y o meno valore assoluto di y. Ma considerando anche l'altro valore, ottengo anche, diciamo, le soluzioni per lambda negativo. Io semplicemente ignoro i valori assoluti per adesso, trovo una soluzione e una volta che l'ho trovata è quella. Adesso andiamo a trovare la soluzione particolare. Allora adesso io y di x voglio che sia del tipo c di x per e alla x quadro mezzi. Adesso y primo di x quanto fa? Fa c primo di x per e alla x quadro mezzi più c di x per e alla x quadro mezzi per x. E tutto questo, ma questo è y di x, e tutto questo deve essere uguale a x y di x più e alla x quadro mezzi. Ok? Allora questo pezzo e questo pezzo se ne va, e quindi io trovo che c' di x è uguale, dividendo tutti e due i membri per e alla x quadro mezzi, trovo che c' di x è uguale a 1. Qualche volta può pure capitare che la c' venga uguale a un integrale, o anche l'integrale che mi definisce la soluzione della omogenea, può essere un integrale che non si riesce a esprimere per mezzo di funzioni elementari, può capitare. Ma in questo caso è venuto e all'x quadro mezzi, all'x quadro mezzi è semplificato, quindi c' di x fa 1. Quindi c di x quanto fa? C di x quanto fa? Fa? X. Per la precisione farebbe x più lambda. Infatti, adesso, se io sostituisco x più lambda, trovo x per e alla x quadro mezzi più lambda per e alla x quadro mezzi. Cosa ho trovato? La mia soluzione particolare più la soluzione generale dell'omogeneo. Le soluzioni di una equazione differenziale lineare del primo ordine in forma completa sono sempre una soluzione particolare più la soluzione generale dell'omogenea assoluta. È uno spazio affine, è come quando avevamo la retta traslata. La soluzione particolare più la soluzione dell'omogenea associata, la retta delle soluzioni della soluzione dell'equazione omogenea associata, come nel caso della retta che non passava per l'origine, un vettore di traslazione più un qualunque vettore della retta, che è un vettore moltiplicato per la costante. È la stessa identica cosa.
E questo è dovuto, perciò si chiamano equazioni lineari, perché le soluzioni sono, nel caso di un omogeneo spazio lineare, cioè vettoriale, nel caso di un omogeneo spazio affine, cioè il traslato di spazio vettoriale. Chiaro? Adesso potete verificarlo. Adesso, se io prendo questa funzione qui, quando derivo e alla x quadro mezzi, viene tutta la funzione moltiplicata per x, e mi dà questo pezzo qua. Più, quando derivo questo pezzo qui per, diciamo, derivo questa qui rispetto, scusate, questa qui, no, c'è qualcosa che non... x, y, x. Ah, perché mi sono dimenticato la x quadro qua, semplicemente. Oh. X quadro, e allora x cubo terzo. Più là. Ah, è semplicemente, come si dice, un errore di sbaglio, cioè avevo dimenticato x quadro qua. Se c'era 1 era tutto corretto, ma siccome c'è x quadro, la soluzione giusta è questa qui. Adesso facciamola, adesso facciamo la prova, no? Allora, y' di x uguale, deriviamo prima gli esponenziali, quindi mi viene x cubo terzo e alla x quadro mezzi, e la derivata di x quadro mezzi che fa x, più lambda e alla x quadro mezzi, e la derivata di x quadro mezzi che fa x. Infine rimane la derivata di x cubo terzi che fa x quadro per x quadro mezzi. Allora, questa è la mia y di x, quindi viene x per y di x più f. Questa qua. Quindi quella era la soluzione della mia non omogenea. Se adesso aggiungo la condizione iniziale y di x con 0 uguale y0, semplicemente qui verrà l'equazione x con 0 cubo per e alla x quadro, x con 0 quadro mezzi fratto 3 più lambda e alla x con 0 quadro mezzi uguale y0. Allora, questo è un numero, questo è un altro numero, porto da questa parte lo sottratto. Poi divido per questo che è un numero positivo, importante che sia diverso da 0. Quindi, diciamo, la condizione iniziale mi determina uno specifico valore di lambda e viceversa. Quando specifico il valore di lambda, ovviamente soddisfa un'opportuna condizione iniziale. In definitiva, avrò sempre che, diciamo, per x con 0 posso sempre soddisfare un qualunque valore. Per questo, per quale motivo? Per il motivo che la soluzione dell'omogenea, se vi ricordate, è una funzione di tipo esponenziale. Essendo una funzione di tipo esponenziale, questo numero sarà sempre positivo. Essendo sempre positivo, una volta che ho preso questo valore, ho calcolato quest'altro valore, ho portato dall'altra parte, ho fatto la differenza, posso sempre dividere. Questo mi dice che le mie curve integrali praticamente spazzano tutto. Non posso dire il piano perché la mia funzione a di x e f di x possono esistere magari solo in un intervallo, però spazzano praticamente tutta la striscia. Ok? Per ogni x con 0 c'è un diciamo, per ogni coppia x con 0 e y con 0 c'è una curva integrale che ci passa. Va bene.